Chi ha letto qualsiasi giornale o sito web in questi giorni sa bene che la famiglia di Billy Costacurta e Martina Colombari sta vivendo un momento difficile. Il loro unico figlio, Achille Costacurta, è infatti finito nella bufera social più totale dopo che sul suo profilo Instagram sono apparse storie strane, con immagini di polveri strane, soldi, passaporti e commenti pesantissimi alle foto di sua madre. Contenuti che ora non sono più visibili perché il profilo del 19enne è stato disattivato già nella giornata di domenica, quando è successo il fattaccio. Si dice che sia intervenuta la polizia postale, ma allo stato attuale delle cose non c'è certezza se quelle foto e quegli insulti siano stati farina del suo sacco oppure se il suo account sia stato hackerato. Martina Colombari, la reazione alla bufera sul figlio Achille. Anche i commenti shock all'ultimo post dell'ex Miss Italia, quello in cui celebra il suo 49esimo compleanno, sono stati rimossi. Come quelli in cui si parlava apertamente di detenzione di sostanze stupefacenti, di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole, e del bikini, hai 50 anni e sei una mamma, copriti. Come ha reagito Martina Colombari agli insulti del figlio? Come era prevedibile, ha scelto il silenzio. Non è intervenuta in sua difesa, né si è scusata per quanto è apparso sul profilo del figlio. Anche il marito non ha voluto commentare questa vicenda, almeno per ora, mentre il profilo di Achille Costacurta è ancora inattivo. La famiglia è in silenzio, ma il pubblico no. I video e le immagini condivise sul profilo di Achille Costacurta hanno suscitato grande indignazione tra gli utenti, che hanno intasato il post della Colombari con giudizi pesanti sul 19enne e messo anche in dubbio la sua capacità di svolgere il ruolo di mamma. Ma tanti fan hanno preso le difese dei Costacurta. Che orrore leggere di donne che accusano altre donne, mamme, di non sapere educare i propri figli. Ma non vi vergognate? Veramente la peggio società, si legge tra i tanti.